Allora, siamo qui al congresso di Radicali Italiani, l'undicesimo congresso all'Hotel Ergifera a Roma e siamo in compagnia di Giovanna Devetag per commentare e per promuovere un evento che si terrà domani e che è correlato a questo congresso. A margine infatti si terrà un'assemblea costituente, un congresso costituente di una nuova associazione. Giovanna è una, diciamo, delle promotrici di questa associazione e ci spiega bene un pochino di che si tratta. Sì, allora, grazie mille. L'associazione appunto si costituirà domani, a partire da domani pomeriggio intorno alle 14, qui all'Ergife. Sarà un'associazione animalista e antispecista, quindi nata, diciamo, per combattere tutte le forme dello sfruttamento animale, che vanno dall'alimentazione alla ricerca scientifica, ai circhi, alle pellicce, eccetera, eccetera. Ci aspettiamo, diciamo, un'assemblea costruttiva e abbiamo mandato una serie di inviti a rappresentanti di altre associazioni animaliste e antispeciste e, insomma, speriamo che sia un successo. Giovanna è molto tesa e cerca di essere seria in tutti i modi, ma noi diciamo che non serve tutta questa serietà, si può anche ridere. No, volevo sapere, l'iter, diciamo, di questa associazione, almeno nei propositi, è quello di fare un'associazione radicale, quindi insomma con degli accorgimenti statutari e così via, qualcuno se ne è occupato? Assolutamente, vogliamo essere un'associazione radicale, quindi vogliamo farci riconoscere da Radicali Italiani, di conseguenza abbiamo naturalmente provveduto a redigere uno statuto anche con l'aiuto del gentilissimo e competentissimo Alessandro Massari e le cariche, una volta elette, si iscriveranno a Radicali Italiani per avere appunto il riconoscimento da parte di Radicali Italiani. Perfetto, allora a questo punto una cosa importante, prima di darti appuntamento al post, così faremo poi anche un'intervista di commento di come sono andate le cose. No, questa intervista la metteremo subito, quindi funzionerà anche come promo per questa assemblea costituente. Qualche indirizzo, qualche luogo dove potersi informare sul web di questa associazione, di chi siete, di quello che fate? Allora, al momento, diciamo, il luogo più ricco di informazioni sull'associazione, perché non abbiamo ancora un sito web perché ancora l'associazione non esiste e domani si deciderà per esempio il nome, quindi al momento esiste un gruppo su Facebook che si chiama Costituenda Associazione Radicale Antispecista e dove uno si può liberamente iscrivere e trova tutta una serie di, oltre che di discussioni teoriche, ma anche di informazioni pratiche su, che ne so, lo statuto. C'è una bozza dello statuto sul gruppo liberamente scaricabile, c'è anche da domani mattina, spero di riuscire a caricare, una bozza di generale che verrà discussa e votata e ci sono altre informazioni, ecco, quindi al momento questo è il luogo dove si trovano le maggiori informazioni sull'associazione e spero che da dopodomani ci sarà già anche un embrione di sito web perché avremo un nome e avremo uno statuto approvato e quindi pian piano, diciamo, inizieremo ad emergere e a renderci visibili. Perfetto Giovanna, allora a questo punto io ti faccio i miei migliori auguri, si può dire in bocca al lupo, no? Forse non è opportuno. Viva il lupo! Ciao. Viva il lupo, ok, perfetto, allora viva il lupo e quindi ci diamo appuntamento a dopo questa assemblea, quindi intorno al 3 o al domani sera stesso, eccetera. Io sarò qui fino a domenica, quindi insomma quando volete. Libri TV si propone, se riesce con una DSL che sia abbastanza, insomma, regolare e stabile, di trasmetterla in diretta. Quindi se riusciamo, non possiamo dare sicuro al 100% perché non sappiamo, essendo un wireless, se è stabile, ma comunque il nostro proposito è di darla in diretta, quindi possiamo dire a tutti coloro che vedranno questa intervista che su Libri.tv noi ci attiviamo per farlo. Posso dire un'ultima cosa? A chi ha intenzione di venire, direi che, allora, appena arrivati all'Ergife scendete di un piano, giusto? E noi non sappiamo Non è qui, è al livello superiore a questo? Non lo so, in realtà il problema è che non sappiamo ancora in quale sala saremo. Allora come facciamo a dare? No, quindi, che ne so, che chiedano o che cerchino dei cartelli che spereremo di riuscire a mettere quando appena sappiamo la sala. Tutto qua. Chiedete di Giovanna, saprete, è una delle ragazze più belle, l'abbiamo anche qui su questa foto e sapremo anche indirizzarvi. Foto del paleolitico, comunque vabbè. Esagerata. Grazie ancora e a presto. Grazie a voi, ciao.